فادر ماريو نسلم لك كراسي فادر في الفات انت احلى صحر بارتا البروغرام تانا نمدك التال بك تلسبتاتوري تانتا دوميريتوا قدينيا فوق راديو مالتا ينا وانت بروبيو دا الاسبرمنت ميلو سنة و بروبيو كومبلينا دا الاسبرمنت فوق شيك تلفزيون اللي شيا فيقان ينا عليا بحالة ساجردوت نرى فيقان عليا الاول ويهن باش يكون لي بزوان هافنا علينا هونك u anka wkoll għalikom eżist telespettaturi ġenerużi li minqalbkom issegwuna u nirringrazzjawkom. Ekku, Fader permezz tiegħek u permezz ta' Luca u anke Alessandro se nsiru nafu il-komunità Abramo, però għandhom dawn iż-żewġ ġuventur għandhom stejjer illi resqu għand l-assolut il-kreatur mod vera sabiħ. Eżatt. Kif sejri tispjega għal najti. Inħolli fidejk sabiex anke t-introduċi l-żewġ mistiedna tagħna l-luna. Grazie. Allora, kon grande ġoja kolliamo nel nostro salotto questa sera Luca e Alessandro. Venite dal Veneto, vero? Sì. Provincia Veneta, in Italia. Allora. Sada le tant fader tajjeb li infakru li telespettaturi tagħna li aħna nkun qegħdin nispjegaw bil-Malti dak li serjet qal f'dilew intervista tagħna peress li bit-Taljan. Il-King Boxing se nitkellmu bil-Malti. Għabi l-impressjoni. Nieħu l-opportunità nsellem ukoll lil-Nowil Merċieqa, kickboxing li joħseb anke il-kickboxing żgura jidherlu x'hekk Nowil. Dan huwa aktar illejla għandna suġġetti verament interessanti u napprezzaw jekk tibqgħu magħna. Grazzi ma. Allora Luca, perché il nome la comunità d'Abramo? Perché Abramo e non per esempio Mosè, eccetera. Sì. Beh, intanto voglio cominciare per ringraziare di essere qui. Che, come dicevamo prima, è veramente uno strumento di evangelizzazione, questa televisione. Il nome Abramo, Abramo perché è padre della fede, è proprio questa figura biblica che rappresenta la comunità, questa comunità che dice, Gesù che dice, va, esci dalla tua terra, dove ti manderò? E quindi è veramente questa figura che in obbedienza al Signore, in comunione, vogliamo essere in comunione con la Chiesa, vogliamo uscire dal nostro paese, vogliamo uscire dalla nostra riva sicura che ci dice anche Papa Francesco, per evangelizzare, per andare. Ecco, infatti Luca, e a ti hai lì il comunità insieme a Abramo, lì ci mai segue il modello di Abramo, lì il mulei all'offre scrittura, vis Joroc, nell'artiau, ħalimur fl-art li se juriħu. Ma wkoll qed jgħid Luca fuq l-eżempju anke ta' Ġesu ta' Abram, imnebbi minn Ġesu ovvjament joħorġu mill-Italja ħajmurru jevanġelizzaw anke f'pajjiżna. Si Luca, kontinua. Quindi siamo questa comunità di laici, di giovani, di famiglie, di persone che vivendo uno stile di preghiera, quindi una frequentazione assidua di sacramenti, è una comunità in continua preparazione proprio per dare ragione della nostra speranza, ricordando proprio la lettera di Pietro, per dare la ragione della nostra fede, perché in questo mondo ora c'è veramente bisogno di saper rispondere, saper annunciare e quindi per questo siamo in continua formazione, infatti ci sono diversi studenti che stanno studiando all'università, all'Angelicum di Roma, così io sono studente di sociologia per esempio e vedo che come il cuore aperto alla verità, il cuore aperto a Cristo sia veramente un cuore che ascolta la voce dello Spirito e quindi un cuore che dopo parla di Dio. Interessante Luca, e a ti hai lì una pala comunità tra laici impegnati li anche ifittxu illi jagħtu raġunijiet għalfejn il-fidi tagħhom fil-mulej Ġesu fis-soċjetà tal-lum u anke fil-komunità tagħhom anke għandhom nies li qed jitħarġu anke fuq sma oħra anke semm anke fl-università biex jużaw anke dak il-post biex iwasslu l-bniedem tal-lum għal Ġesu Kristu. Allora fader din il-komunità, komunità Abramo, produta xin hija komunità fejn jgħixu flimkien, jasmu kollox bħal l-aħwa, dik li fil-Bibja aħna nsejħu kienu ruħ waħda u qalb waħda, l-istess ħaġa. Allora vostra komunità è come diciamo modellata come quelli degli atti degli apostoli che vivono insieme, come dire, hanno tutto in comune? È bello perché proprio per anni abbiamo pregato con queste parole biblica negli Atti degli Apostoli, no?
per essere come le prime comunità cristiane, queste comunità che vivono insieme. Quindi Malta è la prima speranza. Ringraziamo Dio che ci ha veramente dato questa via, dopo sicuramente avremo anche la possibilità, e anche Valencia. Qui siamo una comunità, viviamo insieme, e quindi preghiamo tutti i giorni come una comunità, mangiamo insieme, facciamo le cose normali, però chiaramente avendo delle regole, perché dall'ordine veramente nasce opera lo Spirito Santo, della comunione. Quindi viviamo insieme, sì, e veramente cerchiamo di fare questa esperienza come le prime comunità cristiane, mm-hmm. e vedo come veramente la mia vita sia cambiata. E come fai? E a chi hai chiesto comunità, a dove regole tahom, ma è importante lì con certe regole all'aia comuni, non faccio conventi, giuferi, però per molti modi ti provoca della spiritualità. Ma interessante che sul nostro salato abbiamo un'altra... Alessandro. Ecco, Alessandro, un'altra faccia, osvera, italiana. Allora, Sandro. Dove Alessandro. Sei in Italia, Alessandro? Sì. Sono del Veneto, in provincia di Vicenza. E tu? Sì, anche noi. Sì, siamo lì. La tua storia, come dire, in collegamento, diciamo, con la comunità Abramo? Praticamente fin da piccolo mi sono stato abituato a crescere con valori cristiani da parte di mia mamma e mi faceva partecipare alla messa ogni domenica e anche agli incontri organizzati della parrocchia. Però a un certo punto della mia vita a me cominciavano a sorgermi alcuni dubbi e chiesi a mia madre perché fossi stato abbandonato da mio padre. E lei mi disse che quando sei stato un po' più grande mi avrebbe detto chi era e per quale motivo era successo questo. Però quando io ebbi 16 anni lei morì e quindi io cominciai un po' ad allontanarmi da ciò che lei mi aveva insegnato e a chiudermi in me stesso. Interessante, io non è che 58 Alessandro van lì che è l'esperienza difficile metà 15 anni mi si ero allontanato o approvo anche me la hiera lì seta che ci fede fallì fil alla switch alla switch fallì ho abbandonato ecco o ti prova ovviamente metà 15 kiken jidħol iktar fil-fidi anka permezz dawn u mbagħad ovvjament 16-il sena sofra ħafna għaliex l-Aziża ommu ħallietna. Si? Andai a vivere con dei miei zii e cominciai a vedere mio zio come il padre che non avevo mai avuto. Però nel momento in cui tutto stava andando bene, purtroppo anche lui venne a mancare e io cominciai completamente ad abbandonare la chiesa e considerare Dio responsabile di ciò che mi era successo. Interessante, era lì anche metà bat Mario o tante zie tiau u zioh beda juri dik li mħabba lejh lejn Alessandro ġara li reġa għadda mit-tieni telfa dan it-tifel ġifieri li missieru min aw it-tieni missier ħanajtek it-tieni tiegħu mit ukoll ovvjament id-dubji li kellu ta' meta kellu 16-il sena reġgħu vvampjaw, ġifieri baħta ħafna dan it-tifel. U fil-komunità Abramo u sab dak is-soljev, dak dik l-għajnuna permezz il-pieta ħabib tiegħu Luka. Si, in questa komunità di Abramo tu hai trovato quel sollievo anche attraverso Luca e gli altri fratelli e sorelle? Sì, io a un certo punto della mia vita dovevo chiedermi se dovevo continuare così. Oppure ad affidarmi a Dio e da parte di alcuni amici mi fu chiesto di partecipare all'incontro della comunità Abramo e io vedevo quei giovani che avevano quelle gioie che io stavo cercando che ricolmasse quel vuoto che avevo e con l'aiuto di Dio e con i fratelli della comunità veramente ho sperimentato quelle gioie che prima non avevo mai avuto e cominciavo a vedere Dio come padre e madre e quindi adesso mi davo le gioie anche per annunciare e a chi ancora non lo conosce o l'ha abbandonato proprio far ritrovare quelle gioie che solo Dio può dare, quindi proprio spendere la vita proprio per annunciare Dio. Interessante lì il momento fai ci ben al te
سي عم بالحياة أليساندرو دوبي يجوخ فاضل يجوخ مشي في الحياة تانا أكا تلسفتاتوري تانا مين إيش أنك يكون لك أمانا ملا فوق 52-102-057 ليش أفنا درابي مين يفكر يتربى ميسو الإهب لقيها حنا ولو الحاجة ليها هو الكرياتور تانا للصلو تانا سيرا بكي حفنا يسهول والا فصنا ترسان تافني فانتا أليساندرو اللي أكا متجبي هالتي ساب شي دهيا تالكومونيتا كبرا مولي وريوخ المهبة والسابورت للا روح للا بخلا أم وللا بخلا مسير زوج رولز اللي في الحياة تياو هس خفنا فويت سي أليساندرو ألورا لا تو اسبرينسا in questa comunità come ti sta aiutando ad aprirsi agli altri? Beh, innanzitutto, dopo tempo che comunque non partecipava più alla messa, ho iniziato a partecipare e anche a pregare con la parola di Dio. E ora questa comunità proprio mi è d'aiuto per annunciare ciò che Dio ha fatto nella mia vita, che possa essere testimonianza e aiuto per gli altri. E credo che conoscono l'amore di Dio che sto sperimentando io. U il-maħfra ħafna drabi aħna fader mija f'kemm iż-żomna marbutin biktajjin li ma bħalhom li ma kobruġ nimxu l-qudiem. Fil-każ ta' Alessandro, l-papa tiegħu. Sewa. Ħafirlu. Alessandro, nel caso del tuo padre, con l'aiuto di Dio, hai riuscito a perdonarlo? Lui, papà, Dio è riuscito a colmare proprio quella tristezza, quel vuoto che mi sentivo dentro, sì. E questo proprio pregando e proprio chiedendo l'aiuto di Dio di perdonarlo e anche che questo proprio possa essere d'aiuto per gli altri, per che magari le difficoltà che hanno anche gli altri in famiglia, che possa essere d'aiuto per superare questa difficoltà. Senti lì, talab ħafna lill-mulej Alessandro biex jgħinu jgħelem dak l-uġieħ li kellu biex jaħferu bil-mod il-mod qed jgħid lill-mulej għenu u anke llum jista' jwassal anke dil-esperjenza lill-oħrajn. Luca, voi fate un grandissimo lavoro nell'evangelizzazione. Mi hai detto prima del programma che siete stati addirittura MCAS. Com'era quell'esperienza? Puoi raccontarci un po'? Diciamo che non abbiamo fatto un grande lavoro, perché l'ha fatto tutto lui, veramente, l'ha fatto lo Spirito Santo, e in modo era molto semplice, veramente in modo molto semplice, come ha fatto adesso Alessandro. Portiamo questa nostra esperienza, sì. Perché ogni giovane è un'esperienza, è bello perché la nostra storia è una storia di salvezza. Veramente nella luce di Dio, negli occhi di Dio, abbiamo raccontato la nostra esperienza, la nostra storia nelle classi e dopo animando un semplice momento, chiaramente questo sempre in collaborazione con l'istituto e con il sacerdote e con il cappellano che accompagna questi studenti. Quindi se noi eravamo lì è stato solo possibile anche a quel veramente santo sacerdote che ha preparato il terreno. Noi abbiamo seminato, lo Spirito Santo farà crescere, di questo ne siamo sicuri, però abbiamo ricevuto una grandissima ricchezza, una grande ricchezza, perché è donando la fede che si rafforza, che si riceve. Quindi ecco, con la nostra esperienza semplice, però l'esperienza vera di Cristo nella nostra vita. Interessanti, 53, Evan, 88, Luca, lì, Uma, Marlu e me, Flemcast, Geo, anche Mistitna, al sacerdote